Lettore di F1 in generale, benvenuti a questa nuova puntata di Dopo GP. Noi di F1 in Podcast siamo qui per commentare il Gran Premio dell'Eifel di Formula 1. Qui con me, come sempre, c'è Giuseppe Cinotti. Ciao Giuseppe. Ciao Tommaso, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il nostro esperto di tecnica di Formula 1, Matteo Quattrocchi. Ciao Matteo. Ciao Tommaso, ciao Giuseppe, eccoci qua pronti per un'altra puntata. E con noi abbiamo questa sera per la prima volta nella nostra trasmissione, sia F1 in podcast che in diretta, una delle colonne portanti di F1 in generale, il boss del sito, Davide Galli. Ciao Davide. Ciao Tommaso, ciao a tutti. Eccoci qua. Allora, come abbiamo detto, siamo qui per commentare il Gran Premio dell'Eifel che si è svolto a Nürburgring, una pista dove non si correva da tantissimo tempo. Il calendario di quest'anno ci ha riservato moltissime sorprese. Vorrei iniziare facendo un resoconto molto breve della gara, come sempre, e per questo affido la parola a Matteo che attraverso anche foto e statistiche ci spiegherà un po' l'andamento del Gran Premio e eventuali sorprese. A te la parola. Sì, esatto, adesso andremo a vedere insieme come si è sviluppata questa gara e adesso esattamente proprio con la grafica vediamo. Lewis Hamilton vince ancora una volta, in questo caso il Gran Premio di Germania, che si è corso, come ricordiamo, sul circuito del Nürburgring, non all'Hockenheim, che notoriamente ha sempre ospitato la Formula 1 nell'era ibrida. Secondo Verstappen e terzo a sorpresa, con una grandissima gara, ottima gestione da parte del team e davvero una guida impeccabile, quella di Daniel Ricciardo, che vale un podio che mancava per il pilota australiano da ormai più di 2 anni e mezzo, con gioia di tutto il team e anche ovviamente di un ritrovato sul podio. Quarto Perez, poi seguono Sainz, Gasly, Leclerc, settimo con una gara davvero faticata e la Ferrari non è riuscita a brillare come ci si aspettava potesse fare con gli importanti aggiornamenti che avevamo previsto e anche le zone che sono state modificate appunto sulla monoposto alla fine hanno avuto un riscontro con quello che prevedevamo noi nella scorsa puntata. Poi Grosjean e chiude con un punto in decima posizione Giovinazzi in Alfa Romeo. Una gara che è stata segnata da moltissimi colpi di scena, come dicevamo, tantissimi ritiri, infatti Bottas è stato penalizzato da un problema di affidabilità, come anche Norris e Albon, e quindi per loro la gara è finita non per causa loro, se non nel caso di Bottas per una sbavatura in curva 1 dove è arrivato a un forte bloccaggio. Però, a parte ovviamente un po' di flat spot sulle gomme, nulla di cui accusare la guida del finlandese. E poi anche altri ritiri come quello di Russell, ma più che altro dovuti a contatti di gara. Una gara piuttosto discussa, in alcune fasi sono state messe le bandiere gialle e poi successivamente data la virtual safety car per permettere ai marshal di rimuovere determinati pezzi e spostare in sicurezza le vetture che erano state coinvolte in uno stop, e poi verso la fine della gara, ancora a seguito del KO di Norris, appunto per un problema di affidabilità, probabilmente la maggior parte dei problemi avuti dalle monoposto sono state di natura ibrida, e ecco perché abbiamo visto appunto che i piloti devono scendere in modo particolare appunto dalle monoposto per scaricare tutta l'elettricità statica di cui le vetture e anche i piloti si rivestono durante la guida. Nella fase finale, appunto, durante l'evacuazione della vettura di Norris, è stata invece data safety car, molto discussa, soprattutto per il lungo stint che ha fatto appunto la safety car di Bernard Mailander in pista e tante lamentele in radio aperte da parte di Hamilton e di Verstappen, perché la possibilità di far sdoppiare i piloti dietro e quindi aspettare finché non si fosse ricompattato tutto il gruppo ha fatto sì che praticamente da Perez in poi tutte le vetture avessero gomme calde, quindi il primo di tutti era Leclerc, che per completare i 2 giri per riaccodarsi dalle gomme calde e così via, tutti quelli dietro di lui. Invece Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Perez e Sainz partivano con gomme fredde perché seguivano subito la safety car. Nulla di fatto alla fine, se non appunto per Perez e Sainz che riescono a sopravanzare Leclerc e anche Gasly, mentre le prime posizioni rimangono pressoché invariate, con vittoria molto sentita da parte di Lewis Hamilton, si è visto emozionato, e con un trofeo speciale. Infatti Mick Schumacher, nella zona interviste che siamo abituati a vedere ormai nel paddock di Formula 1, sotto il podio,
ha incontrato Mick Schumacher, appunto Lewis Hamilton, e gli ha consegnato, come nel caso dell'ottenimento dell'egual numero di pole position di Senna, gli era stato donato un casco appunto del brasiliano, in questo caso Mick Schumacher, per la vittoria 91esima come quella di suo padre in Formula 1, gli ha donato un casco appunto rosso di Michael Schumacher. Questo il riassunto super sintetico di tutti i principali eventi che hanno caratterizzato questa giornata di gara al Nürburgring. Benissimo, grazie a Matteo per essere sempre preciso e sempre puntuale. Ho una domanda subito per Giuseppe e per Davide. Iniziamo da Giuseppe. Come ha detto giustamente Matteo, la Formula 1 non correva a Nürburgring da tantissimi anni. Sembra passata un'eternità, ma comunque diciamo che il salto generazionale dell'era ibrida e poi il cambiamento regolamentare del 2017 ha fatto sì che il tempo sembri molto di più. La mia domanda è questa: secondo voi ha senso con le Formula 1 moderne correre in questo tracciato? Giuseppe. Ma sicuramente sì, ha sicuramente senso, perché i circuiti storici ci regalano continuamente grandi gare, a differenza dei circuiti di nuova generazione, dove se non per la variabile caldo afoso, vedi Bahrain o Malesia, che non è più nel calendario, non riescono a regalarci delle gare entusiasmanti. La gara del Mugello è stata una bellissima gara, la gara del Nürburgring una bella gara, la gara di Monza, la gara di Silverstone. Nei circuiti storici non solo le squadre forse sono organizzate perché magari c'è bisogno di applicarsi di più, no, dal punto di vista tecnico, ma anche i piloti, soprattutto Hamilton, sembrano essere più ispirati, no, dalla storia, no, che è attorno al circuito. E poi ricordiamoci che il Nürburgring in particolare è un circuito pericolosissimo, perché nella foresta nera, così, o verde, così come viene ribattezzata in gergo, molti piloti ci hanno perso la vita in passato. E anche ora, se tu vai con una macchina, una GT normale, rischi di subire dei bruttissimi incidenti. Ecco, questi sono i circuiti che vogliamo vedere in Formula 1, dove i piloti riescono a esaltarsi, dove vediamo gare un po' più incerte, anche se negli ultimi anni c'è sempre un monomarca davanti, no? In tutte le gare. E io credo che si dovrebbe, ecco, dare la possibilità a tutte le nazioni di poter aspirare un gran premio, ma è anche vero che la Formula 1 e chi è al vertice della Formula 1 deve cercare di sforzarsi di creare piste, non solo cercando di vincolarsi a magari ai metri che è a disposizione per creare un circuito, ma sforzarsi di creare curve e rettilini che vadano un po' a richiamare le vecchie piste, quelle storiche. Non sto dicendo che dobbiamo creare piste uguali a quelle storiche, ma almeno prendere spunto, cioè la chicane veloce che c'è ad Imola, no? Che vedremo tra qualche settimana, sono molto belle, ce l'aveva Imola, ce l'aveva Magny-Cours, non si vedono più le chicane così che tu riesci a fare quasi in pieno, no? Dopo una curva veloce, un rettilineo, e quelle sono belle. E lì si vede anche il manico. Ripeto, io sono un fan dei circuiti storici, però non possiamo oggi negare a un qualsiasi stato che vuole ospitare la Formula 1 di ospitarla realmente. Quindi la mia posizione è sia a favore dei circuiti storici, ma anche di garantire, ecco, al mondo, al resto del mondo, di poter guardare e ospitare un gran premio. Benissimo, grazie Giuseppe. Davide, a te la parola. Ma allora, intanto per me il Nürburgring è un grande tracciato. È vero che come caratteristiche forse la gara di oggi è stata bella, però bisogna capire bene quali variabili hanno reso questa gara bella. C'è da dire che secondo me la prima sezione del circuito è geniale, perché per come è fatta curva 1, 2, 3, 4, obbliga essenzialmente un pilota che vuole sorpassare in questa sezione, quindi nel rettilineo, e nel momento in cui il pilota davanti copre l'interno, obbliga
a fare un incorso di traiettoria e poi a tentare il sorpasso all'esterno, e l'abbiamo visto poi con Ricciardo su Leclerc e anche altri sorpassi, quindi quella sezione è geniale. Però se ci pensate, effettivamente c'è solo quel punto lì di sorpasso, c'è solo il rettilineo e poi la curva 1 e 2, il resto sono punti in cui proprio bisogna buttarsi a capofitto. Quindi sì, la gara di oggi è stata bellissima, bisogna capire bene perché. Secondo me soprattutto all'inizio ha contribuito molto Leclerc, che andava pianissimo perché col carico di carburante che abbiamo visto che oggi non andava. Secondo me in quella fase ha contribuito Leclerc a compattare il gruppo dietro, quindi a tenere tutti uniti, e lì si è creata tanta bagarre e poi tanti problemi con i vari motori che sono andati in fumo, tra cui Norris, Bottas, le safety car, le virtual safety car. Quindi la gara è stata un po', diciamo, inquinata da questi elementi. Bisogna capire bene se effettivamente la pista abbia garantito lo spettacolo o se ha garantito lo spettacolo quello che è successo in pista, che non sempre sono cose, diciamo, correlate, ecco. Però io, diciamo, dipende cosa cerchiamo. Se noi cerchiamo spettacolo, allora ci si può pensare, ma secondo me la Formula 1 non è solo spettacolo, o meglio, bisogna fare un mix nel calendario. Ci sta a mettere piste come Baku, ad esempio, che non è un tracciato storico, però è una pista che dà spettacolo. C'è una pista che è messa perché ogni anno ne succedono di ogni. E per me ha senso, però al tempo stesso è bello anche inserire tracciati che proprio si respira storia, e Nürburgring per me dovrebbe restarci anche solo per questo, anche se non è poi il tracciato originale, però fatto sta che siamo lì, siamo Nürburgring, quindi io, secondo me, è un calendario in cui si può mischiare tracciati storici e tracciati che garantiscono anche spettacolo, sarebbe il calendario ideale. Ho capito, grazie per il tuo commento. Adesso ho una domanda per Matteo riguardando un po' la tecnica, non Ferrari perché a quella arriveremo dopo. Il fatto che rispetto al solito ci sono stati magari più rotture di motori, il fatto che comunque i piloti hanno avuto più difficoltà su degli aspetti su cui tendenzialmente hanno la situazione sotto controllo, sono stati frutto, diciamo, delle temperature molto basse, perché abbiamo visto che se venerdì non si poteva girare, oggi comunque l'asfalto era sui 15-16 gradi. E le Formula 1 non sono progettate per queste temperature. Se è vero che il motore comunque va raffreddato, è vero che è anche possibile che queste temperature così basse abbiano creato questi problemi, oppure le cause sono altre? Beh, per quanto riguarda le temperature, più che altro, secondo me, bisogna vedere l'altitudine del circuito. Perché per raffreddare il motore serve che l'aria non sia rarefatta. Quindi in un stesso ammontare, in un stesso metro cubo di aria, ci siano tante molecole che sono quelle effettivamente che permettono di raffreddare il motore. E quindi non credo sia più una questione di temperature, perché non siamo sicuramente su giornate calde come quelle di Barcellona, che lì si ha l'effetto opposto, però sicuramente anche le temperature hanno un ruolo fondamentale, ma non credo che sia stato questo il motivo. Perché comunque, seppur le temperature, come dici tu, dell'asfalto relativamente basse, il forte graining si è avvertito comunque dai piloti. Quindi non so quanto le temperature in sé abbiano potuto influenzare le prestazioni delle monoposto. Sì, sicuramente avranno anche loro dato il loro contributo, ma non credo sia quello l'aspetto principale. Penso invece, come diceva benissimo Davide, che in sé le monoposto abbiano un po' creato la condizione che si è appunto andata a vedersi in pista, quindi con Leclerc che molto appesantito ha fatto da tappo e di conseguenza ha fatto sì che frenasse e compattasse tutto il gruppo. E inoltre, secondo me, il fatto che si è vista una gara di questo tipo è anche appunto basata sul layout della pista. Infatti sia il Nürburgring, quello vero e proprio, l'inferno verde, come lo chiamava giustamente prima Giuseppe, ma anche l'attuale circuito, ovviamente la parte iniziale di quella che è poi la gara, il tracciato da gara da 24 ore, presenta molte affinità, quindi molti cambi di dislivello. Vediamo ad esempio in curva 7, se non sbaglio, un accenno di parabolica, quindi una curva verso destra molto inclinata in pendenza. I piloti devono trovare il giusto compromesso su queste vetture e soprattutto, come dicevamo appunto anche nell'anteprima, nell'hot lap che abbiamo fatto uscire appunto a metà settimana per introdurre appunto gli aspetti chiave per girare forte al Nürburgring, secondo me il punto chiave è trovare il giusto setup qui.
quindi più che le performance influenzate dalle temperature, secondo me è proprio una questione di progettazione del setup e della monoposto, cosa che secondo me il fatto di aver avuto una giornata di prove sostanzialmente in meno ha fatto sì che i piloti arrivassero al sabato alla cieca su un circuito dove, se non forse per qualche giro sul simulatore, non avevano mai sperimentato, a parte gli unici che ancora corrono e hanno già corso in precedenza su questo tracciato, quindi Vettel, Raikkonen e, se non sbaglio, Grosjean, negli ultimi che avevano anche appunto composto il podio nel 2013. Secondo me l'aspetto chiave sta proprio nel fatto che la conformazione così particolare della pista, così legata al territorio, con questi cambi di altitudine molto pronunciati e l'impossibilità di lavorare, di fare dei long run, di raccogliere tanti dati, soprattutto in fase di giornata di prove come quella del venerdì, abbiano influenzato tanto. Sulla affidabilità questa è una bella incognita, perché tante scuderie hanno cambiato componenti per questa gara, appunto, anche appunto Bottas è passato alla terza unità moto generatrice, quindi strano però che si veda un exploit così significativo di fumate dai motori, anche perché un sovraccarico addirittura dovuto alle alte temperature, perché notoriamente le batterie, anche quelle banalmente dei telefoni o comunque delle apparecchiature elettroniche, soffrono quando sono a temperature tanto basse o troppo elevate, quindi è più una situazione magari da Barcellona, da Singapore, dove l'afa e il calore sono davvero a livelli quasi limite per queste unità anche ibride. Una situazione del genere, come dicevamo in precedenza, l'asfalto 15 gradi, la temperatura sui 9-10 gradi costante, quindi non penso potesse influenzare così tanto un crollo di prestazione da parte delle unità ibride, e non mi saprei spiegare in questo momento la causa di così tanti ritiri, appunto non dovuti a contatti di gara o a rotture, ma proprio legate all'affidabilità. È un'incognita. Per quanto riguarda invece il setup delle vetture e lo sviluppo della gara, ripeto, secondo me il fatto di aver lavorato poco su una pista così tecnica, soprattutto per l'assetto, è stato il motivo per cui i piloti hanno dovuto faticare nel trovare le traiettorie giuste e girare forte su questa pista. Mi hai anticipato una domanda che volevo fare a tutti quanti, a tutti e tre, la faremo lo stesso. Come detto giustamente, a causa delle pessime condizioni meteo, venerdì non si è girato e si è avuto a disposizione solamente il sabato. Esatto. Il weekend di Imola prevede esattamente questo format, cioè solamente due giorni, il sabato e la domenica, quindi il venerdì di prove non ci sarà al circuito romagnolo. Appunto, la domanda è per tutti e tre: secondo voi è già bocciata in partenza questa proposta, vista la situazione di questo Gran Premio? Partiamo da Davide e poi Giuseppe e chiudiamo con Matteo. Ma secondo me dipende dal punto di vista. Dal punto di vista del tifoso, facciamo dell'appassionato, no, perché perlomeno io, non so voi, ma a me è mancato un po' non vedere la macchina girare venerdì, perché è un po' così, pronti via, non è neanche il tempo di star lì a osservare, che è bello, no? Farsi la propria idea, guardare, analizzare i dati, così, prove libere, tra l'altro solo un'ora, neanche un'ora e mezza, prove libere tre, boom, qualifica. Quindi secondo me dal punto di vista dell'appassionato è più un danno che altro, però al tempo stesso, secondo me, in questo modo si premia maggiormente la squadra che riesce ad arrivare con un assetto di base, diciamo, l'assetto grezzo buono rispetto agli altri team. Quindi, secondo me, tante volte questo aspetto può rimescolare un po' le carte in tavola, cioè con tre sessioni di prove libere, alla fine si arriva all'ultimo minuto delle prove libere tre con i valori che si sono di nuovo, diciamo, si sono creati gap tra le vetture, diciamo, che si vedono durante l'anno. Invece magari con meno sessioni alcune squadre magari non hanno il tempo, non riescono a ottimizzare l'assetto, e quindi si mescolano un pochino le carte. Invece con tre sessioni alla fine i valori sono quelli, quindi Mercedes, Red Bull e poi dietro un po' così. Quindi secondo me è un qualcosa che può funzionare, però diciamo che propenderei lo stesso per un weekend lungo, per il classico weekend di Formula 1, personalmente. Ok, benissimo. Giuseppe? Sì, sicuramente si va nell'ottica di voler aggiungere più gare nel calendario. Ecco perché ridurre a soli tre giorni, quindi venerdì,
per le interviste, sabato prove libere e qualifiche e domenica la gara, e quindi portare il campionato ad avere 25, forse 24 gare, e in questo modo ci si riesce. Però è anche vero che questo sistema, secondo me, permette di avere più competizione in pista, no? Più variabili, perché magari c'è una squadra che arriva, come diceva Davide, più preparata, meno preparata. E in quest'ottica, secondo me, il lavoro che sta facendo Ferrari in parte pagherà, cioè quello di creare un simulatore di ultima generazione, quindi che forse dovrebbe avere qualcosa in più, no, rispetto a diretti competitor. Quindi alla fine penso che Ferrari abbia fatto in quest'ottica una buona scelta, puntare sul fatto di proprio aggiornare i propri sistemi di sviluppo della macchina. Però è anche vero che sono gli ingegneri, no, che devono adattarsi, perché in Ferrari, come diceva sempre anche Marc Genier, si riesce sempre a migliorare di più degli altri, però il venerdì notte, quindi dopo le prove libere, e quindi a mettere a posto la macchina per il sabato, per le FP3 e poi per la qualifica. Quindi credo che, ok, giusto avere degli strumenti tecnici aggiornati di ultima generazione, ma è anche la mentalità degli ingegneri che deve poi adattarsi al fatto di portare, ecco, in pista una vettura già a posto, cosa che Ferrari adesso non riesce a fare, purtroppo, perché vediamo che il venerdì arranca sempre a sistemare la macchina, contrariamente rispetto quindi proprio a Mercedes, perché Mercedes pronti via, FP1 subito competitiva. Benissimo, Matteo? Io concordo con quello che dicono sia Tommaso sia Davide che Giuseppe. Quindi, se si va nell'ottica di includere più gare possibili, è un'incognita il fatto di togliere ai team una giornata di prove, perché si arriva tutti con molto meno tempo e, volevo aggiungere, anche con meno possibilità di rimediare in tempi utili a eventuali imprevisti, perché se capita un imprevisto a qualsiasi squadra relativa magari alla parte ibrida, abbiamo visto che il tempo per ripararla è consistente, e quindi questo può servire sempre a rimescolare le carte in tavola. Però è anche vero, appunto, come diceva Davide, da appassionati, soprattutto adesso magari lo si sente meno, perché siamo tutti abituati ormai da mesi a vedere solo la Formula 1 da dietro uno schermo. Solo pochi fortunati nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, hanno potuto accedere ai circuiti come spettatori. Però di base il clima generale è vista sempre tramite uno schermo, la Formula 1. Quindi una volta che tutto sarà risolto, e ci si spera possa avvenire il prima possibile, il fatto di perdere un'altra giornata in cui si poteva andare anche a prezzi più accessibili, perché ricordiamoci, i prezzi per come biglietti in Formula 1 di solito sono notoriamente abbastanza elevati, invece il venerdì è quello notoriamente molto più agevole, anche solo per vedere le monoposte e così via. E si può inoltre anche girare tra le varie tribune, vediamo ad esempio a Monza, perché c'è il biglietto, la forma di biglietto aperto, quindi non c'è il vincolo del posto. Perdere una soluzione di questo tipo anche a livello economico, perché ricordiamoci, la Formula 1 è prima di tutto una società, quindi non è solo un campionato sportivo, sicuramente faranno i loro calcoli se conviene anche togliere così tanti venerdì di gara per aggiungere così tanti poi weekend di fatto. In ogni caso, il giusto compromesso tra circuiti storici e circuiti moderni, belli, spettacolari, secondo me è la strada giusta da seguire. Ma il consiglio di amministrazione sicuramente saprà valutare bene, una volta anche ripresa la situazione, l'assestamento economico di tutto il circus e di tutta anche la situazione geopolitica mondiale, penso che sapranno, anche con la guida appunto di Stefano Domenicali, trovare un modo per spingere sempre di più l'audience e la passione nel mondo di questo sport. Ma ci riuscirà Stefano Domenicali a rendere la Formula 1 più accessibile? Secondo me, più che altro, riuscirà senza dubbio a far sì che la Formula 1, io penso, prenda molto più piede. Perché se riesce a mettere in campo quello che ha portato in Lamborghini, sicuramente a livello proprio economico, perché lui, essendo Chief Executive Officer di Lamborghini, fino appunto a nomina a tale ruolo in Formula 1,
lui ha portato la produzione, se non erro, a 9.000 unità annue, cosa che non si era mai vista per la casa di Sant'Agata bolognese. Quindi a livello economico è un grandissimo stratega e da questo punto di vista non ho dubbi che sappiano anche gestire bene, appunto da questo punto di vista, il fatto di aumentare il numero di gare e ovviamente ridurre i venerdì, quindi sapranno vedere, valutare benissimo costi e benefici. Per quanto riguarda lo spettacolo, dovranno senza dubbio continuare un po' sulla linea fatta anche da Liberty Media, che ha reso veramente un po' la Formula 1 social, l'ha portata un po' in questa era social. E senza dubbio però anche la possibilità di avere figure di così alto spessore darà anche appunto prestigio a uno sport del genere, quindi uniamo ancora una volta il fattore moderno a fattore storico, e quindi se continuano su questa linea e aggiungono anche le loro conoscenze, secondo me potrà venire fuori un bello spettacolo nella prossima era. Molto bene, parlando di moderno e di storico, bisogna affrontare adesso il discorso Ferrari. Avevano parlato che, insomma, Leclerc e Binotto avevano detto che avrebbero portato in questa gara consistenti aggiornamenti. Effettivamente, comunque, delle novità sono state portate. Tralasciando, diciamo, Matteo come ultimo, perché ci farà, diciamo, un discorso un po' più tecnico sugli aggiornamenti, volevo chiedere sia a Davide che a Giuseppe un commento generale sul weekend della Ferrari. Se gli aggiornamenti portati hanno permesso un leggero salto di qualità, un commento sulla gara dei piloti. A voi la parola, iniziamo da Giuseppe. Sì, allora io credo che fino ad ora la Ferrari abbia aspettato nel portare questi sviluppi, perché ha voluto in primis accertarsi che al banco il motore del 2021 potesse dare un aiuto, no? Io mi fermo un attimo, ragiono, creo il motore 2021, lo faccio girare e dopodiché comincio a vedere, in base ai risultati che mi dà al banco il motore, cosa posso migliorare su questa macchina, non partendo da un foglio bianco, perché è impossibile, sappiamo già che la macchina 2021 sarà un'evoluzione del 2020, ma cercando di risolvere un po' le lacune, quindi portare delle migliorie a livello aerodinamico. Questo perché? Perché la Formula 1 moderna, lo sappiamo, ruota intorno a tutto quello che è il discorso Power Unit. Quindi io penso che Ferrari si abbia lasciato tutto questo tempo proprio per vedere fino a che punto potevano spingersi con quel motore. Più volte Mattia Binotto ci ha detto che sono arrivati alla potenza che avevano praticamente l'anno scorso. Speriamo, perché se così vuol dire che probabilmente Ferrari l'anno prossimo almeno lotterà come terza forza stabile del campionato. Se Renault non farà un passo così netto in avanti, considerando già che Mercedes sicuramente avrà uno step evolutivo importante, e forse anche Honda, no? Visto che è l'ultimo anno in cui gareggeranno, perché poi dal 2022 Honda, come tutti sappiamo, non sarà più in Formula 1. Quindi io penso che Ferrari si sia lasciato il tempo per poter fare tutte le valutazioni del caso, e non possiamo dire che in questa gara gli sviluppi non abbiano funzionato, perché abbiamo visto che sia Vettel che Leclerc riuscivano a guidare meglio, ecco, la vettura, soprattutto pare che Vettel riusciva ad inserirla meglio in curva, no? Poi Matteo ci dirà tutto quello che ruota intorno a questi aggiornamenti, però io credo che il passo in avanti è stato fatto. Il problema però rimane la gara, perché cariche di benzina Leclerc aveva problemi con la temperatura delle gomme, non riusciva a mandarle in temperatura, la macchina non andava, e quindi credo che sul passo gara debbano lavorare, considerando anche il fatto che, se vi ricordate bene, lo scorso anno i problemi maggiori a Ferrari aveva in gara, perché Leclerc aveva il record, no, di pole durante l'anno, di un singolo pilota, però in gara arrancava, molte gare la perse Leclerc l'anno scorso. Grazie Giuseppe. Davide? Ma allora, secondo me è innegabile che in questo weekend ci sia stato un passo avanti da parte della Ferrari, gli aggiornamenti che hanno portato hanno funzionato, però bisogna valutare anche alcune cose, ossia la Ferrari quest'anno
è sempre parsa, diciamo, più in forma nei tracciati ad alto carico. Purtroppo ce ne sono stati pochi e ce ne saranno pochi, infatti questa è una sfortuna per la Ferrari, perché le piste che sono, diciamo, più adatte alla SF1000 sono saltate. Però questa, come magari anche l'Ungheria, secondo me è una di quelle piste che più si sposava alle caratteristiche della SF1000, tant'è che in Ungheria, se non erro, hanno capitalizzato la terza fila in qualifica, che, diciamo, di questi tempi sono grandi risultati. E quindi, diciamo che ci sta che Ferrari sia andata bene anche qui, proprio per la pista. Però, secondo me, non è tutto qua. Gli aggiornamenti hanno funzionato, tant'è che comunque in qualifica, ma già nell'FP3 si vedeva che soprattutto Leclerc era a suo agio con la vettura. Vettel poi non ha montato subito gli aggiornamenti, questo potrebbe avere un po' danneggiato la sua performance. Però, secondo me, poi diciamo che dal punto di vista esterno è complicato diciamo quantificare concretamente quanto questi aggiornamenti abbiano funzionato, però così valutando dall'esterno, secondo me un passo avanti è stato fatto, ma non soltanto in qualifica. Anche in qualifica la quarta posizione di Leclerc era pura, non è stata figlia di casualità, però anche in gara, al di là dei primi giri in cui per qualche motivo, poi sicuramente staranno indagando magari anche in questo momento, Leclerc non andava con un carico di carburante, perché non penso fosse tanto un problema di mescola, secondo me era questione che col carico di benzina, tra l'altro ne parlavamo anche con Federico Albano dopo la gara, col carico di benzina non andava la Ferrari, quindi potrebbe essere magari anche problemi di gioventù del pacchetto, per qualche motivo non, col carico di benzina non aveva ritmo. Però poi si è visto che dopo, con gomma cambiando compound, la macchina teneva il ritmo perlomeno del 100 griglia. E questo per me è una novità, perché si è visto anche al Mugello, perché anche lì c'era il grande rettilineo dove venivano risucchiati, però lì il passo gara mancava. E secondo me qua la novità è stata che nella seconda parte di gara Ferrari è stata più competitiva. Poi hanno sbagliato la strategia, forse bisognava fermarsi durante la safety car. Io ascoltavo in radio e le cariche che chiedeva ci fermiamo, e gli dicevano no, non fermiamoci, e alla fine non si sono fermati. Si è visto che forse valeva la pena fermarsi, anche vedendo poi la gara di Grosjean, no? Che partiva dal fondo e ha concluso a punti, se non erro, perché ha fatto una strategia diversa, una sua sosta, se non erro, quindi c'è la possibilità di fare meglio. Però se guardiamo la performance, secondo me sì, un passo avanti secondo me. Matteo, la parte tecnica è tutta tua. Concordo con quello che hanno detto appunto Giuseppe e Davide, perché dal punto di vista tecnico si è visto che la Ferrari ha avuto un discreto passo in avanti, perché come diceva appunto Davide, la quarta posizione di Leclerc è tutta frutto sia del talento ovviamente del Monegasco, ma anche di una vettura che effettivamente in qualifica ha potuto spingere. Poi ovviamente se guardiamo proprio al netto, Albon aveva tra le mani una vettura che è andata effettivamente più forte di Leclerc, vedendo quello che ha fatto Verstappen. Però poi lì c'è appunto la casistica del pilota. Però potenzialmente, quindi, una vettura da quarta a quinta posizione, la Ferrari ce l'aveva con Leclerc. Gli importanti pacchetti di modifiche che ci aspettavamo, appunto, sono arrivati soprattutto sulla vettura appunto del Monegasco, e come avevamo stimato sarebbero stati, e difatti si sono confermati essere, quelli relativi al fondo, quindi fondi e quindi aspetto estrattore, telaio e questa parte qua. Quindi sì, l'obiettivo era generare più deportanza possibile su una pista dove il carico aerodinamico richiesto è veramente elevato. Probabile, come diceva anche Davide per la questione gomme, che il carico di carburante abbia in un certo senso sovrappesantito magari la monoposto e di conseguenza abbia fatto sì che la gomma soft, magari essendo troppo morbida, soffrisse di questa sovrastima del peso. E può essere errore di gioventù, errore del pacchetto aerodinamico, che ovviamente devono ancora entrare bene in simbiosi e lavorare, però come diceva appunto anche Giuseppe, il lavoro che è stato fatto sicuramente bene e anche sta iniziando a dare i suoi frutti. E parlando appunto di dati e dell'aspetto tecnico, quello che vorrei far sottolineare, appunto, vedendo anche qua l'analisi delle velocità di punta registrate, come la Mercedes, sebbene abbia di fatto il motore più performante in griglia, oggi sia stata quella che alla speed trap è stata la più lenta.
e la speed trap è posta praticamente tra curva 11 e curva 13, quindi nel secondo tratto di alta velocità a cavallo tra la fine del secondo e praticamente metà del terzo settore. Sorprendente appunto anche il fatto come Albon sia stato veramente molto veloce e anche Kimi. Quindi da questo punto di vista il motore Ferrari, se accompagnato a un telaio, a una struttura della monoposto sviluppata non ovviamente in modo eccellente, perché ricordiamo l'Alfa Romeo non è uno dei top team come notoriamente come a livello costruttori, però potenzialmente può raggiungere delle buone velocità. E ecco anche spiegato appunto come la simbiosi, quindi tra il buon bilanciamento delle potenzialità che il motore ha da offrire con una struttura magari non eccellente ma comunque di un buon livello, può portare, come vedevamo in precedenza, un Giovinazzi a fare nona, decima posizione. Come diceva appunto anche Giuseppe, mi ricollego a quello che diceva, le Ferrari in un certo senso hanno avuto un passo simile, soprattutto a tratti, negli stint centrali. Poi non entriamo nel merito delle strategie, perché come diceva anche Davide, il momento giusto per effettuare il pit stop con ogni probabilità è stato sbagliato, hanno forse usato anticipare una sosta quando di fatto magari andare lunghi avrebbe permesso di sfruttare la safety car. Però di fatto, vedendo anche i valori di Leclerc e Vettel, che sono nella zona gialla, la zona finale gialla di questa della tabella delle rivelazioni, entrambi hanno praticamente girato una massima velocità sui 317 km/h, che non è particolarmente bassa, siamo appunto a un livello medio-alto come velocità, considerando che loro hanno portato davvero tanto carico aerodinamico. E quindi ecco che forse questi particolari aggiornamenti che hanno sviluppato hanno permesso di alleggerire in un certo senso la monoposto, scaricarla e quindi permettere sul dritto di sfruttare al massimo delle potenzialità il motore già scarno di cavalli. E quindi ecco spiegata questa alta velocità raggiunta alla speed trap, che è praticamente posta prima della chicane di curva 13-14, molto simile a quella di Barcellona per intenderci. Però allo stesso tempo di poter generare una forte deportanza soprattutto dove serviva, quindi soprattutto nelle prime curve, quindi tra curva 1 e curva 4, e poi anche nel tratto centrale, che sono quelli ovviamente più tecnici e dove la vettura lì deve dimostrare di avere un ottimo bilanciamento. Quindi secondo me in un certo senso sì, hanno pagato questi aggiornamenti che sono stati fatti, merito ovviamente da dare anche magari a Vettel, che comunque pur non avendo magari montato tutti gli aggiornamenti posti sulla vettura di Leclerc è riuscito comunque a girare su velocità analoghe, però ovviamente poi di fatto pagava in fase di curva, ed è lì secondo me che è stato il vantaggio se non enorme da parte del Monegasco in termini di tempo sul giro. Però penso che questi aggiornamenti, appunto guardando i dati delle velocità, possano aver permesso di alleggerire appunto la vettura, essere più agile nei rettilinei, sfruttare al massimo il motore per quello che ha da dare, ma poi comunque poter avere una certa stabilità, ovviamente richiesta su un circuito come quello del Nürburgring. Benissimo, sì, se posso un'osservazione. Prego, prego. Secondo me, magari poi qua Matteo correggimi o smentiscimi, il Ferrari ha cambiato filosofia nelle ultime gare, cioè ricordiamo ad esempio Silverstone, nelle prime gare del campionato tendeva a ricercare quell'assetto estremo, quella scelta differente, qui in controtendenza, per cercare di proprio, insomma, cioè tentare l'azzardo, che poi magari poteva anche funzionare, tant'è che a Silverstone poi aveva funzionato. Invece adesso mi pare che Ferrari si sia, diciamo, abbastanza rassegnata alle proprie difficoltà e fa assetti più, diciamo, convenzionali, che in realtà poi stanno rendono la macchina più bilanciata, e forse per certi versi, ok, non abbiamo quei picchi che abbiamo visto magari in alcune gare, ma non abbiamo neanche quei disastri che abbiamo visto in altre. Diciamo, abbiamo una prestazioni più costanti, soprattutto in questa gara, secondo me è stato così. Che dici te? Monza è l'emblema di questo che stai dicendo. Vedevamo una vettura che pagava 15 km orari sul dritto e poi di base non curvava, perché era già talmente scarica come assetto estremo, cioè proprio le ali erano orizzontali, soprattutto quelle posteriori, quindi non aveva deportanza da parte delle appendici. E ecco spiegato appunto come mai anche in parabolica appunto Leclerc è andato dritto in curva, come si suole dire, perché cercava proprio l'azzardo estremo per cercare di rimanere al passo con le velocità degli altri,
perché si focalizzavano soltanto forse sul deficit, soprattutto all'inizio, del motore. Ed è quello che anche di base con la stampa e in generale era l'argomento più discusso, cioè la Ferrari non ha motore. La potenza è di 50-60 cavalli in meno rispetto all'anno scorso e di conseguenza paga un deficit di almeno 30 dal motore più scarso, cioè quello Renault che comunque 5 cavalli in media, 5-10 cavalli li aveva presi. Poi parliamo sempre di stime, ovviamente non si può analizzare da fuori un motore senza averlo testato sul banco di prova, però comunque di base il grosso deficit ce l'ha, aveva e ce l'ha ancora. Forse adesso, capendo anche che il fondo è stato toccato in un certo senso e le gare sì, ti possono andare bene, ma per n motivi, anche oggi ricordiamoci Leclerc ha fatto settimo, ma perché davanti a lui quanti hanno avuto problemi? Norris era potenzialmente candidato a sorpassarle con una safety car, gestendo bene la gara come ha fatto, avrebbe potuto agevolmente passare anche lui Leclerc. Gasly, che era ancora più indietro, era come quasi tagliato fuori dai giochi, invece poi si è fatto sotto. Quindi Bottas addirittura doveva vincere stando alle aspettative e ai pronostici, senza il problema di affidabilità che la Mercedes ne ha avuti davvero pochi e questa volta è toccato davvero al finlandese, avrebbe fatto doppietta con Hamilton anzi precedendolo, quindi rimandandogli ancora la 91esima vittoria al prossimo appuntamento. Quindi in un certo senso sì, la gestione è stata sbagliata da questo punto di vista, è stato un po' un caos al muretto e non è facile poi però gestire una vettura quando si fatica così tanto, quindi colpe ma anche in un certo senso condoni da questo punto di vista, perché non è facile capire anche il da farsi, perché si cerca sempre di trovare un giusto compromesso tra l'azzardo ma la lucidità del dire non conviene, soprattutto su una pista dove in questo caso il carico aerodinamico era davvero tanto fondamentale e quindi si è puntato molto su quello. Però sì, in un certo senso la Ferrari secondo me ha più come si può dire, assorbito il corpo, ha metabolizzato il deficit di cavalli e si è focalizzata su quello che ha potenzialmente di buono ancora da puntare a sviluppare in vista dell'anno prossimo. Probabilmente hanno visto che il motore che hanno già pronto, così dicono, è sufficientemente prestazionale per tornare ai livelli dell'anno scorso. E allora hanno detto, non pensiamo più al motore, focalizziamoci sul generare il massimo carico aerodinamico, quindi trovare una vettura che, come Red Bull e come Mercedes, riesce non solo ad andare forte sul dritto, ma magari proviamo a trovare soluzioni che ci permettono di alleggerire la vettura in modo tale da avere agilità e velocità spinta appunto dal nostro motore sui tratti di alta accelerazione, ma al contempo poter avere quelle appendici, quei sistemi, quelle innovazioni che ci permettono di andare forte in curva e allora lì fare il salto di qualità in avvicinamento alla Mercedes. Secondo me, come diceva Davide, la Ferrari ha abbandonato più l'idea del oddio stiamo perdendo in velocità, dobbiamo scaricare a sette estremi e speriamo che le condizioni della gara di risalire per miracolo, perché veramente i podi anche di Leclerc sono stati praticamente miracolati, perché la vettura non è per niente, non era, forse era ancora meno competitiva di quanto lo è adesso, quindi senza alcun dubbio stanno lavorando nell'ottica dell'anno prossimo, il motore è pronto, focalizziamoci su telaio, struttura e quello che si può migliorare. Così, fondendole insieme nella vettura 2021, possiamo tirar fuori una Ferrari veloce, ma al contempo incollata al suolo in curva. E ovviamente veloce anche in curva. Allora, come ha detto giustamente Matteo, oggi Hamilton ha raggiunto 91 vittorie in carriera, esattamente come un certo Michael Schumacher. Tralasciando i paragoni storici che creano sempre un dibattito enorme, non è questa la sede per parlarne. Vorrei chiedere a Davide e a Giuseppe un commento sull'ennesimo traguardo che Hamilton è riuscito a bruciare nella sua gloriosa carriera. Prego Davide. No, assolutamente, Hamilton, noi siamo fortunati, secondo me, possiamo dirlo, stiamo vivendo, stiamo vedendo un campione segnare record su record e se ne parlerà, immagino, tra 40 anni di questi gran premi che stiamo vedendo in questi giorni. Noi potremmo dire io c'ero, io ho visto, io ho commentato, io ho riso, io ho pianto, insomma, è un privilegio, se vogliamo, anche perché poi dico così non è, ma anche non è che non era. Esatto, la nostra era, la nostra generazione è fortunata. Detto questo, a me non piace paragonare piloti che hanno corso poco assieme, e i record per me dicono poco, perché basta vedere i calendari come sono adesso e come erano una volta, diciamo, Schumacher aveva molte meno gare a disposizione per vincerle,
bisogna guardare magari più la percentuale di vittorie in carriera, che comunque magari sono lì, però diciamo, secondo me 91 vittorie è un numero buono, perché insomma Schumacher aveva campionati 15-16 gare, adesso sì, ma no, anche oltre 20, quindi sono paragoni che reggo un poco, secondo me. Però questo nulla toglie a cosa sta facendo Hamilton, perché fatto sta che insomma vincerà probabilmente anche questo mondiale con purtroppo Bottas è proprio sfortunato, perché si era anche inguaiato da solo con quel bloccaggio, però fatto sta che se si deve rompere la Mercedes 90% delle volte la sua, senza diciamo ipotizzare complotti, è sfortunato, e quindi insomma sta ipotecando anche questo mondiale. Però vorrei lanciarvi, guarda, una mia riflessione che facevo l'altro giorno. Noi ricordiamo Hamilton anche, parliamo di Hamilton anche come uno, come forse tra i più veloci in qualifica, però Bottas quest'anno, ma non solo, più volte riesce a insidiarsi lì, esatto, più volte riesce a insidiarsi. E io mi ricordo, facevo un ragionamento indipendente una volta, riflettevo, ma se Bottas fosse in Red Bull, come se la caverebbe contro Verstappen? E io mi sono detto, no, farebbe la fine di Albon, non riesco a immaginarmi. Poi sono ragionamenti che trovo nel tempo che trovano, ma non posso, diciamo, avere la riprova. Però io non riesco a vedere realmente Bottas competere contro Verstappen in qualifica, vedendo anche con quanto Verstappen sta distruggendo i suoi compagni di squadra. E di conseguenza viene spontaneo fare pensare, ma quindi se Verstappen dovesse battere Bottas con questa facilità, batterebbe anche Hamilton con questa facilità, e quindi è davvero Hamilton questo re che i numeri, quello che dicono i numeri, è vero o non è vero? Purtroppo non possiamo saperlo, dovremmo vederli paragonati, e chissà mai se avremo questa possibilità. Sarebbe bellissimo vedere Hamilton e Verstappen in squadra assieme. Però voi cosa ne pensate di questo? Io ti voglio rispondere subito. Io penso che a volte si tende a non a sottovalutare un aspetto importante, e non voglio fare adesso i confronti, no? I paragoni col passato che accennava Tommaso, però a volte si va a dimenticare che è la macchina insieme al pilota che crea un complesso imbattibile. Sono le due cose che si equivalgono, perché molte volte ecco, adesso devo fare per forza un confronto però senza fare nomi, in passato chi ha vinto così tanto vinceva anche perché era il binomio pilota-macchina che permetteva di vincere, di battere record su record. Non è solo il pilota, secondo me è il pilota insieme alla macchina, soprattutto in questa Formula moderna. E per Formula moderna posso indicare quella che va dagli anni 2000 fino ad oggi, fino al 2020. Si sottovaluta molto questo aspetto. Poi sì, c'è tutto il discorso che tu facevi, ok, prima c'erano meno gare, adesso più gare, per questo i numeri non bisogna guardarli, però io credo che è l'insieme delle cose che fa sì che Hamilton sia in questo momento imbattibile: la testa, il piede e la macchina, ma in particolare la testa, perché Hamilton adesso può dormire su 20 cuscini morbidi, perché sa che Bottas può insidiarlo, sì, ma fino a un certo punto. Voglio vedere una stagione 2017, però con Hamilton compagno di squadra di Rosberg, e vorrei vedere se poi si arrivava davvero all'ultima gara, no? Con il titolo, e sicuramente magari Rosberg poteva rubare più punti a Hamilton, e quindi Vettel, ecco, poteva mettersi lì pronto a sfruttare qualsiasi tipo di passo falso di Hamilton. Hamilton adesso è tranquillo, sa che è forte, sa che è la macchina migliore, ma questo accade da anni ormai, e quindi avendo una macchina cuscita addosso, perché ragazzi non dobbiamo prenderci giro, la Mercedes ha costruito una vettura in questi anni che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche, e è lui che è il primo a dare consigli, dobbiamo andare in questa direzione, anche forse aiutato dal compagno di squadra, perché ecco, lo scambio di telemetria avviene sempre, però voglio dire, è lui il punto di riferimento, la Mercedes sta puntata su di lui, e quindi stravince. Mi dispiace dirlo, però dovremmo aspettare, ecco, adesso i tifosi di Hamilton
mi malediranno, però dovremmo aspettare forse che Hamilton vada via dalla Formula 1 per vedere una Formula 1 un po' diversa, visto che nessun team riesce a raggiungere la Mercedes, visto che sia Ferrari che Red Bull sì, ogni anno ci provano, ma il massimo che possono fare, che possono ottenere, è la seconda piazza nel campionato costruttori, ma non di più. E quindi sì, è bello vedere abbattere tutti i record. È bello, è stata bella anche la scena, no, di Mick Schumacher che dà il casco a ad Hamilton, Hamilton che si accarezzava col casco, ha detto: io quando correvo nei kart, finita la gara, mi chiudevo nel mio stanzino, giocavo alla PlayStation con mio fratello e alla PlayStation giocavo sempre con Schumacher. Sono belle cose, ecco, da sentire. Lui ha detto: non mi sono mai, non potevo mai immaginare di poter arrivare così in alto. Guardando anche da dove è partito, perché Hamilton ha origini umilissime, no? Però è anche vero che voglio dire, la storia viene riscritta, sappiamo che si ripete, viene allo stesso modo anche riscritta, e adesso abbiamo visto come voglio dire, un pilota, che è un ottimo pilota, riesce a sopravanzare quel record che 10 anni fa era impensabile, cioè quello delle 91 vittorie e poi anche dei titoli mondiali. Perché posso sicuramente l'aggancio, secondo me lo scenario non è così lontano, perché se vediamo un po' la tendenza degli ultimi anni, in realtà in particolare di questa stagione, le macchine si stanno ricompattando, che c'è, diciamo, c'è stabilità regolamentare, quindi sicuramente c'è questo elemento. Però secondo me, anche vedendo un po' quello che ha fatto Racing Point, e che non è detto che quindi non si potrà fare in futuro, nei prossimi anni, chiaramente è il mio pensiero, però potrebbe essere così, non vedremo con più difficoltà quei divari così ampi, perlomeno nel centro griglia. E secondo me questo aspetto potrebbe poi estendersi anche ai top team, perché comunque adesso, ora come ora, non c'è questa grande differenza tra Red Bull e Mercedes. In più, anzi, però Mercedes, sì. Ti dico anche che dobbiamo sperare a questo punto che nel 2022 nessuno si inventi un doppio di fusure o degli scarichi soffiati, e quindi nessuno possa avere un vantaggio così enorme da poter doppiare tutti. Io mi auguro che la Formula 1 nel 2022, quindi la nuova Formula 1, perché sappiamo che si partirà da un foglio bianco, da zero, possa regalare più spettacolo e quindi compattare tutti. Nessuno vuole vedere un dominio di nuovo di Mercedes o di Ferrari o di Red Bull, quindi ci auguriamo che nessuno si spinga un po' oltre, e speriamo che il lavoro di Tom Bates, quindi della FIA e anche di Domenicali, che sicuramente darà il suo grosso sostegno, contributo, sia proprio nell'ottica di avere più spettacolo e quindi evitare che nessuno possa sfruttare la piega del regolamento. Ma sai cosa? Secondo me l'ultimo cambio regolamentare simile è stato nel 2017, no? Però lì ancora si sentiva troppo l'influenza delle Power Unit, che ancora erano sì, grezze abbastanza, insomma, erano state introdotte da 3-4 anni, e Ferrari non è riuscita a competere per colpa della Power Unit, idem Renault. Ma in realtà, se guardiamo dal punto di vista aerodinamico e telaistico, non c'era tutta questa differenza tra i top team. Quindi io mi aspetto in realtà una situazione simile nel 2022. In più, con la differenza che i motori, questi sono, non c'è più quel divario enorme, più o meno i cavalli si equivalgono. E quindi secondo me in realtà nel 2022 non avremo quella macchina che domina così prepotentemente, poi lo si spera. Però sarebbe bello vedere una Formula 1 come ora, però con anche i top team, diciamo, vicini al centro griglia, perché la lotta del centro griglia quest'anno è fenomenale. E quanto sarebbe bello se i top team fossero, dico, avvantaggiati davanti, come giusto che sia, investono, hanno ingegneri migliori, poi ci sarà Bagia Cup, bisogna vedere come interverrà. Però se invece di un secondo al giro ci fossero 3 decimi al giro di vantaggio, secondo me sarà davvero una bella Formula 1, speriamo. Benissimo, mi dispiace interrompere la vostra discussione, ma dobbiamo chiudere qui la puntata. Io vi ringrazio Giuseppe. Grazie Tommaso, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, ringrazio Davide per essere stato con noi, il boss di F1 in generale, e Matteo chiaramente, il nostro esperto di tecnica.
hai fatto tu la chiusura per me. Sì, ho fatto io la conclusione praticamente. Esattamente. A breve questa puntata sarà disponibile su tutte le piattaforme di podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e su YouTube. L'appuntamento è al prossimo GP, per il dopo GP. Vedremo Giuseppe chi ci farà compagnia a questa nuova puntata di Dopo GP. Io ovviamente ringrazio Matteo e Davide perché comunque ci hanno dato contributi molto importanti e fa sempre piacere averli. Ovviamente vi continuiamo a leggere anche su f1ingenerale.com, la nostra piattaforma di riferimento. La puntata finisce qua, buona serata a tutti. Buona serata. Ciao ragazzi. Buona serata a tutti.